È Yolanda Pedretti e vive al Piaggio, la cittadina benemerita 2019 di Villa d'Ossola. La consegna del riconoscimento ieri sera al Teatro La Fabbrica nell'intervallo del concerto di Capodanno. È stato il sindaco Bruno Toscani a premiarla e a spiegare i motivi di questa scelta. Rappresenta i valori più semplici della vita, è una donna umile e sempre disponibile nei confronti della comunità, impegnata in diverse realtà. Il paese è composto anche da queste meravigliose persone, ha affermato Toscani, ricordando Yolanda che lava i piatti durante la festa di San Bartolomeo, che pulisce il sagrato della chiesa, che inforca la sua bici per andare a fare compagnia agli ospiti della casa di riposo cittadina. Io mi diverto ad andare alla casa di riposo, fare un canto. Questi poveri anziani cantano e si commuovono con me e come gioiscono. Adesso purtroppo diverse persone che erano zille, la Cleia, altre che cantavano, sono decedute. Però una parola, un sorriso e una battuta e si va avanti così. E allora aspettano che loro i suoi giorni, così che qualcuno vada a trovarli, ecco. Visibilmente emozionata la signora Yolanda per questo riconoscimento. La prima edizione del premio lo scorso anno era andata all'industriale Adriano Sarazzi. La scelta ora è caduta dunque su una figura molto diversa, ma la decisione di premiare la semplicità, rimarca il sindaco, è stata condivisa dalla comunità. La cerimonia, dicevamo, nel corso del concerto di Capodanno, che ha visto sul palco l'orchestra GMO, Giovani Musicisti Ossolani, diretta dal maestro Alberto Lanza. L'ingresso era d'offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla casa di riposo Teresa Ceretti.